Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che giro il giorno dopo di quello che ho pubblicato sulla primavera, proprio per farvi vedere se c'è stato qualche miglioramento, tenuto conto che in questo giorno c'è stato il raggiungimento della 20ª divisione, quindi potrebbe essere che la primavera possa aver dato magari qualcosa di buono. Sono arrivato terzo, non primo, e vediamo se mi ha dato qualcosa di buono. Niente, come al solito, di 5 stelle manco l'ombra, a meno che non si decida eventualmente di allenarli successivamente. Quindi, solito lavoro di tutti i giorni, andiamo a togliere i più scarsi e teniamo quelli con 4 stelle. Io non so voi, ma questa primavera non mi dà soddisfazioni. Penso che c'era stato un periodo che addirittura al momento non la primo neanche, perché tanto sapevo che non avrebbe tirato su niente di buono. Adesso guardiamo questo stupido video. E niente, sono alla 6ª giornata di questo campionato. Devo ammettere che vabbè, non c'ero mai arrivato in 20ª divisione. Innanzitutto è difficile, anche perché non ho aumentato il tratto speciale di nessun giocatore, a meno che di Totti e forse altri due giocatori. Comunque sugli 11 titolari solo 2 o 3 godono del tratto speciale, quindi non posso neanche chiedere più di tanto. Sono in attesa di raccogliere ancora dei PES coin, finalmente, cioè non vedo l'ora di fare un nuovo spacchettamento, perché ne ho veramente bisogno. Allora, adesso vi voglio far vedere il discorso del mercato. Chi di voi utilizza il mercato? Perché e come? Io penso che solamente all'inizio del gioco, quando le squadre richiedevano non l'obbligo di schierare i 5 stelle per vincere, ma che te bastavano anche i 4, mi capitava di prendere qualcosa, però così, su due piedi. Io non vedo nessun 5 stelle, non c'è neanche la possibilità di acquistare un 4 stelle e metterlo da qualche parte con vari potenziamenti, varie cose che uno riesce ad ottenere per potenziarlo a livello e portarlo a un livello superiore. Quindi il mercato personalmente non lo utilizzo, anche perché per fare un'offerta poi devi sprecare un gettone d'oro, quindi non mi sembra il caso. Poi da stamattina è venuto fuori i nuovi pacchetti con i campioni del campionato spagnolo. E poi l'altra cosa, da pochissimo tempo ti danno la possibilità di usufruire di un giocatore da 1 a 6 stelle, guardando il video sponsorizzato. E ragazzi, su 20 giorni che c'è, massimo tirato su un 3 stelle, una cosa veramente assurda. Cioè, ci sono delle cose che sarebbe meglio che non ci siano, perché non ti portano alcun beneficio. Quindi ok che il gioco nell'ultimo periodo ci è venuto incontro, che ci regala parecchi gettoni tra eventi, non eventi, ogni volta che lo apriamo c'è sempre un qualcosa di nuovo. Io faccio, guarda, segna come letto e prendo su tutto, non ci faccio molto caso. Però devo dire che ultimamente regalano qualche gettone in più, però non è mai abbastanza per poter competere con chi ovviamente è giustamente per lui spende tantissimi soldi. Io ora sono fermo alla divisione 20, spero di rimanerci ancora un po', con l'obiettivo di poter tirar su qualche giocatore forte.
Niente, ragazzi, magari si potrebbe provare a pensare di creare una lega di tutti noi insieme, di fare un'associazione, un ragazzo me l'ha chiesto, perché no? Altre cose da dire? Niente, dovrò stare attento perché ho capito che se si vuole anche passare la stagione, superare, arrivare nei primi tre, bisogna anche usufruire di tutti questi kit di resistenza, il kit di motivazione. Bisogna sempre star cauti nell'utilizzarli. Magari quando avete un big match andate a caricare i giocatori, invece quando giocate contro un avversario più debole del computer o un evento di coppa al quale magari la coppa quella stagione non vi interessa perché volete utilizzare l'energia di giocatori più forti solo per il campionato, allora in quel caso sì, magari si potrebbe anche provare a non usufruire di questi kit e utilizzarli solamente quando avete bisogno. Io a volte decido, vedo com'è la formazione, quando vedo che c'è l'annata giusta, che i giocatori hanno un'ottima valutazione generale, complessiva, anche come gioco di squadra, in quel caso lì allora mi gioco tutte le mie carte, provo a pompare, tra virgolette, i giocatori in modo che scendano in campo sempre col kit motivazionale al massimo e idem quello che adesso mi sfugge il nome, quello di resistenza. Niente, se appena vi verrà in mente qualcos'altro da dirvi, ve lo dirò. Se avete qualche domanda, scrivete pure sotto, che non c'è nessun problema, si cerca di darvi una mano. Vi saluto ragazzi, un abbraccio, ciao!